In questa videoguida vediamo come installare e configurare il registratore telematico Axon Microelec Dado RT30 per essere utilizzato con la procedura di vendita al banco del software gestionale Ridi Pro. Vediamo innanzitutto come si presenta il registratore telematico Axon Dado RT30 con il display cliente integrato. Di fronte si possono notare il pulsante di accensione e di avanzamento carta. Il registratore è dotato di una tastiera USB che permette di gestire le principali funzionalità del registratore. Nel retro possiamo invece vedere, partendo da sinistra, la porta di alimentazione, la porta LAN per il collegamento in rete, la porta per collegare l'eventuale cassetto, la porta splitter per il display di cortesia esterno, due porte USB, una per collegare la tastiera comandi esterna, e l'altra per il collegamento in modalità seriale RS-232 VirtualCom. Nel nostro esempio vedremo solo come configurare il registratore telematico in modalità Ethernet, ovvero in rete locale, per essere poi utilizzato con Ridi Pro in questa modalità. Tralasciando i passaggi operativi per la configurazione del registratore, che sarà di competenza del tecnico installatore, ci occupiamo solo di stampare il riepilogo della configurazione di stampa, premendo più volte il tasto chiave fino ad arrivare alla funzione Programmazione. Premiamo poi il tasto Contanti e di seguito virgola, che equivale alla freccia destra, fino ad arrivare al parametro stampa configurazione. E infine premiamo nuovamente contanti per stampare il riepilogo della programmazione. Qui dovremo prendere buona nota dell'indirizzo IP e del numero della porta TCP, che dovremmo impostare manualmente nel driver software Axon FPID Pro, una volta installato sul PC dove si trova Ridi Pro, come vedremo nel prossimo capitolo. Per consentire il funzionamento del registratore telematico Axon Dado con Ridi Pro, una volta effettuato il collegamento del registratore alla rete locale, dovremo installare il driver software Axon FPID Pro sul computer dove è stato installato il software gestionale. Dopo aver scaricato dal sito del produttore il file di installazione del driver, lo avviamo e confermiamo passo a passo il percorso di installazione standard proposto. Terminata l'installazione, occorre avviare l'applicazione Axon FPID Pro, nel nostro caso direttamente dal desktop di Windows. Dalla sezione Connessione RT occorre selezionare il tipo di connessione Ethernet TCP/IP per collegare il registratore telematico alla rete locale. In alternativa è anche possibile configurare il registratore in modalità seriale RS-232 VirtualCom. Proseguiamo andando ad impostare l'indirizzo IP stampante, che possiamo desumere dal riepilogo dei parametri Ethernet stampato, come abbiamo visto nel precedente capitolo. Stesso discorso vale per il numero della porta TCP, che troveremo già impostato di default. Andiamo ora a salvare questa configurazione che, come vediamo dai messaggi, comporterà la chiusura dell'applicazione.
Riavviamo quindi l'applicazione FPID e se le impostazioni sono corrette, notiamo che nella zona superiore appariranno i dati del registratore telematico insieme ad un simbolo verde di stato. Il passaggio successivo sarà quello di attivare il parametro Attiva ricerca automatica file di stampa su cartella che troviamo nella sezione Server di stampa, dove lasceremo invariato il nome del percorso che andrà poi indicato in fase di configurazione sulla procedura terminali di Ready Pro. Anche in questo caso occorrerà memorizzare la configurazione prima di proseguire con gli altri passaggi. Infine, avviando nuovamente l'applicazione, nella sezione Parametri generali consigliamo di attivare anche l'opzione Attiva descrizioni a capo per fare in modo che le descrizioni più lunghe di 20 caratteri possano essere stampate correttamente. Giunti al termine, andiamo a salvare la configurazione con l'apposito pulsante. Dopo aver installato il driver Axon FPID su Windows, dobbiamo configurare il registratore telematico all'interno di Ready Pro dalla tabella Terminali. Selezioniamo il terminale dall'elenco e iniziamo ad aggiungere il driver di collegamento di Ready Pro scegliendo l'opzione Registratore telematico. Dopodiché andremo a selezionare il driver per Axon Dado da utilizzare con il nostro registratore. A questo punto il driver risulterà correttamente installato. L'ultima operazione da effettuare è quella di copiare il percorso della cartella del driver FPID dove vengono di fatto stampati gli scontrini e incollarlo nel relativo campo sulla configurazione del terminale di Ready Pro. Il registratore telematico risulta così correttamente configurato e connesso al gestionale Ready Pro tramite l'applicazione Axon FPID. L'ultimo procedimento da effettuare sarà quello di configurare le aliquote IVA su Ready Pro esattamente come sono state impostate sul registratore telematico. Al momento dell'installazione del registratore vengono impostate le aliquote IVA che troviamo nella sezione Configurazione registratore telematico e nella successiva finestra Aliquote IVA. Premendo il pulsante Leggi IVA da stampante vediamo quali sono le aliquote IVA impostate. Ad esempio l'aliquota 1 è il 22%, l'aliquota 2 il 10%, e così via. Questi parametri vanno configurati anche nella tabella imposte di Ready Pro, dove entrando nel dettaglio di ciascun codice IVA dovremo assegnare il relativo reparto cassa impostato nel registratore. Ad esempio, all'imposta del 22% andrà assegnato il reparto cassa 1, corrispondente al parametro aliquota 1 del registratore. Allo stesso modo procederemo all'assegnazione del relativo reparto cassa per tutte le altre aliquote presenti nella tabella. Per stampare uno scontrino sul registratore direttamente da Ready Pro, occorre prima di tutto avviare e tenere sempre attiva l'applicazione Axon FPID, senza la quale Ready Pro non sarebbe in grado di stampare il documento, avendo facoltà eventualmente di cambiare la modalità di esecuzione dell'applicazione. Arrivati a questo punto, proviamo a stampare uno scontrino direttamente dalla procedura di vendita al banco di Ready Pro. Come possiamo notare, sul documento commerciale sono stati stampati correttamente gli articoli venduti con quantità e prezzi.
e i relativi codici IVA. Nella zona inferiore vediamo la data e il numero del documento.